Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la sanità, l'ospedale Maresca di Torre del Greco diventa presidio autonomo di pronto soccorso con la delibera del 22 settembre dell'ASL Napoli 3 Sud. Infatti l'ospedale torrese riavrà la sua piena autonomia. Loredana Raia, questo è il risultato di un impegno concreto. Spazio poi all'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, tra nuovi casi e guarigioni, la situazione resta stabile. Prosegue l'impegno sostenibile di Gori. Ieri in conferenza stampa l'azienda ha presentato i risultati conseguiti nel corso del 2020. Una serata culturale ieri ai Molini Marzoli a Torre del Greco. Non è mancata la partecipazione all'evento promosso da TV City 79 d.C., prima operazione di protezione civile al mondo con il patrocinio del comune di Torre del Greco. In chiusura lo sport con la Turris a caccia di 3 punti. I corallini saranno impegnati nella trasferta in Calabria contro la Vibonese. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Abbiamo alle porte grandi progetti, a cominciare dall'autonomia di questo ospedale, che sarà fondamentale per farlo diventare un ospedale sempre più centrale e strategico all'interno dell'ASL Napoli 3 Sud. L'ospedale Maresca di Torre del Greco diventa presidio autonomo di pronto soccorso. L'aveva già annunciato ai microfoni di TV City la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia in occasione dell'inaugurazione dell'ambulatorio per la prevenzione del melanoma nei giorni scorsi. Con la delibera 890 del 22 settembre dell'ASL Napoli 3 Sud, il nosocomio di Torre del Greco riavrà dunque piena autonomia, come previsto dal piano ospedaliero regionale. Questo risultato è frutto di una piena sintonia tra la direzione strategica dell'ASL Napoli 3 Sud e il governo regionale, spiega Raia. A partire da questo, insieme ai lavori che cominceranno a breve, purtroppo la burocrazia la fa da padrone in questi casi, ma il progetto è pronto, è esecutivo e quindi devono essere solo avviati i lavori, 6 milioni di euro investiti, riqualificazione totale del terzo e quarto piano, ricordiamo le sale operatorie che sono state recentemente riqualificate, ricordiamo che qui finalmente abbiamo la possibilità di rispondere al bisogno di salute per quanto riguarda i LEA della frattura di femore. Stiamo lavorando a un potenziamento della presenza dei cardiologi che diventa fondamentale per assicurare un approccio terapeutico a partire dal pronto soccorso sempre più rispondente alle esigenze dei pazienti. Abbiamo fatto nostre le battaglie degli operatori sanitari, dei sindacati, delle associazioni e soprattutto dei cittadini, lavorando in questi 6 anni con costanza ed impegno, in sordina ma con grande tenacia, per il rilancio e il potenziamento del Maresca. Continuiamo ad andare avanti perché crediamo fortemente, anche in un'epoca che speriamo di considerare presto, post-pandemica, l'offerta sanitaria pubblica deve essere sempre di più all'altezza di rispondere al bisogno di salute dei pazienti. È stabile la situazione contagi nei comuni del Vesuviano. Secondo il bollettino di ieri sera a Torre del Greco si registrano 3 nuove guarigioni, certificati anche 3 nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 538esima giornata consecutiva di attività del COC. Totali ospedalizzati 9, totale in isolamento domiciliare 73, totali guariti dal Covid 6.676, totale decessi 176. A Torre Annunziata invece, secondo l'ultimo bollettino, si registra un nuovo caso di contagio a fronte di 107 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,93%. Al contempo si registrano 4 guarigioni. Sono 45 i cittadini attualmente positivi.
Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 48.644. Sono 4.614 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.475 guarite e 94 decedute. Migliora la situazione anche a Bosco Reale dal 15 al 19 settembre. Gli attuali positivi sono passati a 47, precedentemente erano 77, mentre non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall'inizio della pandemia si è attestato a 50. Unico dato in risalita è l'indice di contagio relativo all'incidenza percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti. Milioni di metri cubi di acqua depurata, più di 2.700 tonnellate di anidride carbonica risparmiate all'ambiente e quasi 5 milioni di volumi di acqua salvati dalla dispersione idrica. Sono questi alcuni dei dati raccolti da Gori all'interno del bilancio di sostenibilità 2020, presentato nell'ambito della conferenza stampa in cui l'azienda ha illustrato i risultati del suo impegno sostenibile, declinato nelle azioni messe in campo nel corso dell'ultimo anno e negli obiettivi da realizzare nel prossimo futuro. Uno su tutti la riqualificazione del bacino idrografico del fiume Sarno. La sostenibilità è per Gori uno dei pilastri della sua azione quotidiana. Infatti possiamo dire che il servizio idrico integrato è nativamente sostenibile, in quanto le due azioni principali su cui operiamo sono recupero delle perdite idriche e quindi degli sprechi e recupero della bagnabilità attraverso la depurazione. Su questi fronti in questi anni tanto abbiamo fatto e tanto abbiamo ancora da fare. I primi risultati li abbiamo già consolidati, una riduzione delle perdite, abbiamo ridotto di quasi 5 milioni i volumi di acqua immessi in rete l'anno scorso e siamo impegnati in un grande programma di interventi che avranno come obiettivo principale il risanamento del Sarno da un lato e quindi anche della bagnabilità dell'intero Golfo di Napoli. Oggi presentiamo il nostro secondo bilancio di sostenibilità, il documento di rendicontazione non finanziaria a cui Gori non è obbligata per legge, ma che ha voluto redigere in un'ottica di trasparenza, ma soprattutto in un'ottica di inclusione e di coinvolgimento del territorio. Perché nel bilancio di sostenibilità sono riportati gli obiettivi e le azioni concrete che Gori ha messo in campo in ambito ambientale, sociale ed economico, ma sono tutti obiettivi che Gori ha condiviso con il territorio che gestisce attraverso l'ascolto dei propri stakeholder. Parliamo dunque di istituzioni, amministrazioni comunali, scuole, associazioni dei consumatori, ma anche gli stessi dipendenti e le risorse umane di Gori che hanno risposto a dei questionari o a delle interviste per indicarci quali fossero i temi più importanti e più urgenti su cui lavorare. Noi della Gori ci siamo accorti che il concetto di sostenibilità è proprio un tratto caratteristico della nostra azione nel quotidiano. È un tratto che contraddistingue sia i rapporti con il territorio, con l'utenza, perché abbiamo grande attenzione nei confronti delle esigenze dell'utenza e raccogliamo le loro istanze quotidiane, e sia, devo dire, al nostro interno. Durante la pandemia tutti i nostri lavoratori, tutti i nostri addetti, e con il lavoro in smart working e con la presenza costante sul territorio, hanno dato un segnale evidente della loro presenza e del loro impegno. Hanno ascoltato, rapiti e affascinati, il racconto di una pagina della nostra storia. Non è mancata la partecipazione ieri sera ai Molini Marzoli per l'evento promosso da TV City, 79 d.C., prima operazione di protezione civile al mondo, con il patrocinio del comune di Torre del Greco. Una serata culturale pensata per la cittadinanza all'insegna della rievocazione e della ricostruzione archeologica di una delle pagine più suggestive della storia dei nostri luoghi e dei nostri territori. Dopo il successo riscontrato dal format La storia oltre la storia,
edito nel corso dell'ultimo anno con un riscontro di oltre 5 milioni di visualizzazioni. Una serata che ha visto la partecipazione delle istituzioni cittadine, a cominciare dal sindaco Giovanni Palomba, ma anche di rappresentanti del mondo della scuola e dell'associazionismo. Il nostro intento, hanno spiegato gli organizzatori, è quello di partire dalla conoscenza e dalla valorizzazione del nostro territorio, di un passato glorioso, per far crescere quel senso di appartenenza, soprattutto per le nuove generazioni, che sia da sprono per amare e rispettare la nostra città e impegnarci tutti per una rinascita. Cusiti è figlia di questa terra, promuove questa terra, vi racconta questa terra, e anche la città deve tutelare e difendere i suoi figli. Il nostro intento stasera non è solo quello di informare, ma anche di sensibilizzare l'opinione pubblica, di contribuire a smuovere un po' le coscienze. Spesso ci ritroviamo con tanti amici che vedo qui stasera con piacere a dire che qui spesso c'è un problema culturale, c'è un problema di mentalità, ma noi che cosa poi facciamo realmente e concretamente per cambiare le cose? Noi stasera ci proviamo, come ci stiamo provando da ormai 5 anni, a raccontare le difficoltà e le criticità di questo territorio, ma cercare anche di formare quella coscienza civile, la cittadinanza attiva, insomma contribuire a quella che può essere una vera e propria battaglia culturale. Quindi il nostro intento è di fare anche fronte comune con tutte le forze sane di questa città per cercare realmente di creare questo cambiamento nel nostro territorio. Dopo i saluti iniziali, la serata, moderata dal giornalista Salvatore Perillo, è entrata nel vivo con la narrazione storica delle vicende relative alla spaventosa e notoria eruzione vesuviana del 79 d.C., lette e commentate dallo storico militare dell'esercito italiano, l'ingegnere Flavio Russo, e supportate dalla lettura di testi classici. Egli era a Miseno, dove personalmente dirigeva la flotta. Il 9° giorno prima delle calende di settembre, verso l'ora settima, mia madre lo avverte di una nube inconsueta per forma e per grandezza. Egli, dopo aver fatto un bagno di sole ed uno di acqua fredda, se ne stava disteso, fatta una piccola colazione, a studiare. Chiede le calzature e sale in un sito dove poteva osservare meglio quel fenomeno straordinario ed inusitato. Una narrazione che ha descritto in modo dettagliato quella che può essere definita a pieno titolo come la prima operazione di protezione civile della storia, propriamente detta, che interseca necessariamente le vicende di questo territorio. Stasera il racconto di una pagina di storia, un racconto affascinante e suggestivo. È un racconto che ci riguarda direttamente, se non altro una persona che è stata la fautrice di questa avventura era una nostra conterranea. Perché parliamo di prima operazione di protezione civile? Perché non c'è niente del genere prima di questa e non ci sarà niente del genere per i successivi 2000 anni. Cioè, la protezione civile sarà fondata dopo la tragedia di Vermicino e quindi dall'epoca di Plinio fino a quel momento non esiste nessuna iniziativa come quella di Plinio il Vecchio di andare a salvare, utilizzando i mezzi militari, la popolazione civile in fasi di catastrofi. Una serata all'insegna della cultura, una serata all'insegna della nostra storia, una serata patrocinata dal Comune di Torre del Greco per questo evento di TV City. Una serata bellissima, quindi ad onore del vero riconosciamo il merito vostro di TV City, perché abbiamo rivissuto un percorso tragico sicuramente per quelli che sono stati i fatti accaduti, ma che ancora una volta testimoniano l'importanza di parlarne. Fare cultura significa anche ricordare le nostre radici, quindi complimenti a voi, complimenti a Flavio Russo, storico militare che diciamo ha reso affascinante questa serata con i suoi racconti. Speriamo davvero di averne altre come queste e ripeto, complimenti a voi soprattutto. Dalla cultura dobbiamo ripartire. Assolutamente sì, noi l'abbiamo detto, gli amministratori possono e devono fare ancora di più, però tanto dobbiamo fare soprattutto nei confronti delle nuove generazioni e serate come questa aiutano anche le nuove generazioni a crescere e a migliorare. Non sono mancati in chiusura dell'evento i ringraziamenti di quanti hanno reso possibile la manifestazione.
Torna in campo la Turris di Mister Caneo, impegnata nella trasferta in Calabria contro la Vibonese, ultima in classifica e ancora a secco di vittoria in campionato. Ma i corallini, reduci dal clamoroso KO interno di settimana scorsa contro il Picerno, dovranno affrontare con la dovuta attenzione un avversario che sembrerebbe sulla carta alla portata per evitare un altro scivolone che rischierebbe di compromettere l'avvio di stagione già contraddistinto da diversi alti e bassi. Nell'ultima trasferta disputata la Turris aveva offerto un'ottima prestazione andando ad espugnare il campo del Foggia e da questo punto di vista allenatore, società e tifosi si augurano di riprendere il filo da dove si era lasciato. Buone notizie dall'infermeria, è tornato in gruppo Lorenzini ed è quindi disponibile per la trasferta a Vibo Valentia, dove però mancherà il portiere Perina per la squalifica rimediata nel finale dell'ultimo match. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, buon fine settimana, l'informazione del telegiornale di TV City vi dà appuntamento a lunedì.